pari in tutto Chievo e Samp, nei gol fatti, in quelli sfiorati, nella capacità da parte degli allenatori di cambiare la lettura tattica della partita e nella determinazione messa sul campo alla ricerca dei tre punti, che non sono arrivati per il semplice fatto che sul lungo periodo le due squadre si sono annullate a vicenda. Ma ci sono state emozioni fino all'ultimo, fino all'89esimo, e noi partiamo proprio da qui. Il Chievo attacca, Morrone verticalizza per Piniglia che si ritrova tu per tu con Antonioli. È un rigore, Antonioli lo para da campione. Questo alla fine, l'inizio. Primo flash è per Amauri, terzo minuto il brasiliano del Chievo si porta avanti il pallone, trova un varco, carica al sinistro. Antonioli sempre lui respinge. L'ottimo inizio della squadra di Del Neri, ottavo minuto, Amauri sempre lui spalle alla porta, allarga sulla sinistra per Lana, il cross, Semioli va alla girata, bella ma centrale. Tredicesimo, la Samp a Diana in giornata, lancio a tagliare il campo per Doni che si accentra e prova il destro, Marchegiani, 37 anni e non sentirli. Flacchi giustifica il suo utilizzo dal primo minuto, non era mai accaduto in questo campionato, con un numero da applausi evitati al ventitresimo Danna e Lanna, il cross, poi Doni liberissimo, invece di controllare e concludere di precisione sceglie la cosa più difficile, il colpo di testa in acrobazia, lo vedremo, non è stata una grande scelta. Un minuto dopo Santana lavorerà un pallone sulla destra, la verticalizzazione per Amauri, spalle alla porta, il brasiliano si gira e conclude in una frazione di secondo. Antonioli fulminato dalla grande giocata del brasiliano. Al primo gol in Serie A contro Novellino, è stato suo allenatore a Piacenza. Gol che arriva dopo la mossa di Del Neri, non è una novità, di invertire la posizione degli esterni di centrocampo, Semioli e Santana. La Samp davanti ha bisogno della forza d'urto di Bazzani, il centravanti entra in partita al 40esimo, il suo destro scalda le mani a Marchegiani. Ripresa, primi cambi, Sculli per Cossato nel Chievo, Yanagisawa per Palombo nella Samp, Novellino sposta Doni al centro e Diana a sinistra per consentire al giapponese di agire sulla destra. L'occasione che subito dopo capita al Chievo con Semioli sembra dare torto alle scelte del tecnico sampdoriano. Invece al 15esimo succede questo, cross di Yanagisawa, sponda di Bazzani proprio per Diana che si accentra e va al tiro su di destro. Marchegiani non ci arriva ed è il pareggio della Samp. Non era mai accaduto che la squadra di Novellino in questo campionato segnasse nella prima ora di partita. Ce l'ha fatta proprio però alla scoccare dei 60 minuti. Marazzina sostituisce Flacchi e va vicino al gol dell'ex. 36esimo, splendida girata, impeccabile Marchegiani. Nel Chievo, Morrone e Piniglia rilevano Zanchetta e Semioli e firmano l'ultima occasione, quella che vi abbiamo proposto in apertura di collegamento. Da Verona è tutto, linea Paola Ferrari.